Oggi si giocherà super sfida all'insegna della classe pura. Roberto Baggio oggi contro il gioiello del Piacenza, in testa a tutte le classifiche di rendimento, vale a dire Stroppa. I voti sono di Salvatore Bagni. Vediamo chi vince. Buon divertimento. Non è di José Altafine, è di Salvatore Bagni, ma poco cambia. Ci sono 4 punti di vantaggio per Roberto Baggio. Non è molto contento il nostro Paolo Svigliani, però insomma, questi sono i voti di Salvatore Bagni. No, effettivamente il divario non è così tanto tra Stroppa e Baggio. Io ho visto Stroppa parecchie volte quest'anno e devo dire che mi ha veramente impressionato. Un giocatore ormai ha 31 anni, però è sicuramente da nazionale. E nella tua contro super sfida chi vince? Io ho posto in luce, allora, pazienza con gli anziani, 10, ho dato 10 a Baggio perché porta tutte le mattine ai giardinetti lo zio Bergomi. E 3 a Stroppa perché quando ha visto Vierkut pensava che fosse il papà di Dionigi. E poi ho messo impegno religioso, 9 a Baggio che come sai è praticante, e 6 a Stroppa perché ha destinato l'8 per 1000 alle sorelle Carlucci pensando che fosse una confraternita di suore. Ecco, poi confidenza con gli animali, 8 ho dato a Baggio perché ha ospitato in casa sua tutte le mucche dello spot che ha fatto della, sì, e 4 a Stroppa perché non si può dire questo, no. No, è troppo. Poi fiuto no. Per gli affari, 4 a Baggio perché ha aperto una catena di salumerie in franchising in Arabia Saudita. Stroppa 7 perché ha aperto un'agenzia per uomini assist per centravanti soli e quindi fa dei buoni affari. Ecco. Addirittura sono 11 adesso i punti di vantaggio. Sono 11 per va bene. Ma aggiornamento.